Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Quando verrà bloccato il super bonus, che succede secondo lei? Si blocca l'economia, credo. E sicuramente succederà una guerra civile. Super bonus, cancellazione del reddito di cittadinanza e social card sembrano penalizzare il sud più del resto d'Italia. Ci obbligano alla chiusura totale della nostra azienda, al fallimento di un'azienda dove ha 50 dipendenti, 50 padri di famiglia che oggi rischiano il posto di lavoro. L'edilizia è un motore che manda avanti tutta l'economia. Abbiamo un governo italiano che non crede appunto a chi ha provato a far salire il PIL. In tanti si chiedono cosa rimane per il sud. Ma per il sud praticamente nulla, anche questa social card è abbastanza inutile, perché intanto non la prendono i reali poveri, ma la prenderà chi la percepita, insomma, che ha un reddito medio, medio-basso, quindi non poveri. Sono 382 euro che spalmati in un anno, quindi sarebbero 1 euro e 4 centesimi al giorno, e poi non puoi comprare tutto. E sono 45.000 le famiglie siciliane a cui è stato tolto il reddito di cittadinanza, 14.500 invece solo quelle palermitane, per un totale di 30.000 persone. Quello che sta facendo questo governo, il governo Meloni, è un attacco diretto al sud Italia, un attacco diretto a tutti i meridionali, è un attacco diretto soprattutto a noi siciliani. È una bomba a orologeria, sta mettendo in croce e in ginocchio tutti i poveri. I know you can't be. 'Cause it's no good.